pulisco. Lello Arena! Lello Arena! Mamma mia, ma che bello che sei qua! Giovedì scorso è uscito al cinema Finalmente Sposi. Sì, che ha la mia regia. Quindi qui sei regista, è la seconda regia che fai. Sì. Ma l'hai fatta tanti anni fa, no? Esatto, uno ci mette il tempo suo, ci ragiona un attimo, vede se è il caso, poi quando è la situazione... 20 anni per l'esattezza. Ma forse 30. 30 anni? Hai capito? Eh sì, eh già, non era il 98, era l'88. Hai capito? Pensa come l'ho fatto bene dopo 30 anni. 30 anni? Sì, ma non è un fatto, sono stato occupato anche davanti alla macchina da presa, ho fatto delle cose belline, quindi insomma valeva la pena di stare davanti e non dietro. Insomma. Senti, hai detto, presentando questo film, detto, il mio mestiere sostanzialmente è quello di far ridere, che mi pare una cosa... No, dicevo, è un bel mestiere che uno sta a casa con un gruppo di persone e si preoccupa di realizzare un'ora e mezza di cose divertenti affinché la gente poi possa andare a cinema o a teatro, insomma, ed è un bel mestiere quello di prepararsi per far sì che la gente possa passare un'ora e mezza ridendo, sorridendo, divertendosi, che di questi tempi a occhio e croce non è che ce ne abbiamo grandi occasioni. No, eh? Certo. Poi ne parliamo fra poco, il 4 marzo, insomma, vediamo che succede. Senti, non si può dire che, niente. Che cosa invece raccontiamo il film? Come lo vogliamo raccontare? Ma è una piccola favola che poggia su due comici di talento. Io insomma ci ho sempre avuto così nei film che faccio, poi evidentemente mi piace di... Addirittura in un mio primo film, che era Chiari di Luna, c'era Maria Pia Calzone che quello faceva... Quello lì, dell'88. Esatto, che faceva un piccolissimo ruolo, c'era Tosca d'Aquino, c'erano tanti attori che poi dopo hanno fatto grandissime carriere. Se volete, come dire, pigliarvi lo sfizio di Enzo e Monica degli Artieri, che sono già molto conosciuti, ma se volete... Enzo Iuppariello... Monica Lima. Ma se vi volete pigliare lo sfizio di scoprirli ulteriormente, un poco prima degli altri, può essere divertente. Senti, questo film, Finalmente Sposi, naturalmente racconta la storia d'amore di questi due protagonisti, ha un che di antico anche, nel senso che hai proprio messo in scena tutti i crismi proprio della commedia. Esatto, è un film comico che fa ridere, è curioso da dire, ma è così. Cioè, perché ci stanno i film comici che non fanno ridere, e questo fa ridere. Perché, come dire, avendo un comico in regia e due comici di... Ma sono addirittura fanno le maschere in qualche modo. Tu sì, sono... Io lo dico che noi in questo periodo stiamo vivendo un'epoca nella quale abbiamo a che fare con tanti pagliacci e ci mancano i clown, perché i pagliacci ci stanno dappertutto. Loro invece proprio fanno loro sono clown. Due clown e hanno un tipo di comicità antica e nobile, hanno un grande talento e perciò mi sono innamorato di loro, insomma. Allora, loro sono innamorati fra loro invece. Sì, io non c'entro nel film, cioè... E mostriamo questa scena da Finalmente Sposi, i due in un momento particolare, insomma, diciamo che da Napoli partono, vanno in Germania. Sì, si indebitano fino all'inverosimile per fare un matrimonio, sì. E sono costretti a scappare poi in Germania. Questa è la trama grandissima linea del film, ma c'è il momento in cui c'è la dichiarazione d'amore tra i due, e vorrei mostrarlo, che avviene durante una partita. Mentre lui guarda la partita, insomma. Sì, lei... Lei cerca di farsi sposare, ecco. Lei guarda la partita. Un classico. Prego. E anche Manila si è sposata. Pure Manila si è sposata, beati loro. Perché? Come perché? Beati loro che avevano la disponibilità economica per sposarsi. Che si c'entra? Lo sai che quando si sono sposati mia mamma e mio padre a stento tenevano i soldi per la camera da letto? Vabbè, ma erano altri tempi, oggi sarebbe una follia. Vabbè, però io devo pure ascoltare il mio orologio biologico. Lo sai che cos'è? Un orologio senza i pesticidi. Come vi chiate per una insalata? Non ti sto capendo, non ti sto capendo. Parli in codice e non ti capisco. Allora, come ti devo spiegare? Arriva un momento nella vita in cui quello che hai non ti basta più. Battito, nella vita non bisogna mai rinunciare ai propri sogni. Non sono d'accordo, sono d'accordo. Senti che vuoi maturare, vuoi migliorare. Pensi, ma perché a loro sì, a me mai? Bravo, questo pensi soprattutto, perché a loro sì, a noi mai? Allora dico io, la soluzione qual è? Ti schiatta sto crocca in capo, guardami a me! Intanto anche Mani le sei sposate. Che dobbiamo fare? Sono 13 anni che...
che stiamo insieme, che dobbiamo fare? Hai due opzioni. O ti sposo o mi lasci? No, o mi sposi o mi sposi. Sposatelli, a così ci prima partita. Finalmente sposi al cinema, Lello Arena. Ma fa molto ridere. No, fa molto ridere, è strano, eh? Cioè, è un film comico che faccia ridere, ma ci fa impressione pure a noi, lo possiamo dire in questi giorni, il film è uscito giovedì, ma è molto bello stare in sala e poter stare con la gente, con le famiglie che si divertono. No, ma poi, devo dire, proprio diceva qualcosa di antico, perché davvero c'è un impianto teatrale molto forte, loro due sono molto bravi, e poi si ride anche, diciamo, con canoni classici della risata, insomma, che sono inusuali ormai. Sì, se no è inutile che mi chiamavano a me, no? Cioè, Bene, va bene, grazie. No, come grazie? No, è perché mi guarda come se dovessi dire una verità. No, pensavo dicessi una cosa per chiudere. Pensavo dicessi una cosa per... Stavo pensando a una cosa che mi è venuta in mente, che tua mamma sì. ti aveva detto che tu non potevi fare l'attore. No, io avevo chiesto a mia mamma e avevo detto questa cosa che volevo fare l'attore. E mia mamma, che mi voleva molto bene, era molto affettuosa, mi diceva... Lelle, gli attori non sono fatti come te, ma perché lei pensava a Cary Grant, a Claire Gable, così. E quindi chiaramente voleva dissuadermi. E vabbè, mo avete scelto pure le fotografie sbagliate, però. Cambiate. Questo è cattiverio, non è? Dobbiamo togliere Cary Grant? Ma no, ma dico, se uno piglia l'altra fotografia così, sì, è malevola, no? No, nel senso no. Che. No, no. Ma chi è Cary? Scusami, che qua non si vede. Chi è Cary Grant? Chi è Cary Grant dei due? Grazie, Fabio. Senti, sì. Tu hai fatto tanto cinema con Massimo Troisi, hai recitato in Ricomincio da tre, scusate il ritardo, poi però hai fatto anche Facciamo Paradiso con Monicelli, Fratelli Taviani. Taviani, Meraviglioso Boccaccio. Allora, potevamo, lo chiedo a Frassica, non dedicare delle immagini a Lello Arena? Del... No. Dobbiamo. Gigi, vuoi introdurle tu? Oh, Maronna Mimmo, sarò... Annunciazione. No. Lello Arena. No, ma è qua. No, a parte che sto qua, poi sembra una lapide, dille una cosa... Lello Arena. Sorridente come di no, la buonanima di Lello Arena, c'è una cosa... Lello Arena, ancora vivente, film, ancora vivente. I suoi film, le sue emozioni, che ha regalato. Bianca, dillo tu, fai qualcosa. Bianca, Ma dillo, annuncia tu le immagini di Lello Arena. Picchi d'ascolto su Signori Rai 2, e signore, adesso le immagini dei film meravigliosi con Lello Arena. Brava. Capoguappo Pico, cattivo, senza scrupoli. Io sono un gufo dentro. Nel corso della puntata farò delle importanti rivelazioni sul problema Napoli. Un caffè, a pizza, un mandolino, sono cose pulite. Non hanno mai fatto male a nessuno. Io non le posso fare queste cose perché sono un attore serio, capito? Serio, sai combinate che la maniera, serio? Tonino, ma come sei strano visto così da vicino? Non sai suona! Ma perché secondo te tu stai recitando? Bravo, complimenti! Io amo la sceneggiata napoletana! Panda! Ma che sei scelto? Oh, è che ho chiamato? Un po' di stile. Non sono poi così vecchio. Ringiovanito. L'allegrezza è la miglior medicina. Chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca. Grazie, bello, so. L'hai fatto tu? Pare scemo tu, invece. Grazie, storia. Vi ringrazio. No, ovviamente, come dire, sono stato molto fortunato, qualche cosa l'ho fatta, e anzi vi volevo chiedere scusa, siccome ogni tanto qualche cosa un po' meno bella capita, no? Ma c'è una ragione, perché siccome si dice che sono sempre i migliori che se ne vanno, c'ho paura che all'improvviso uno senza voler diventa migliore e poi vorrei rimanere ancora un po' da queste parti. Fabio, ma tu te lo ricordi non stop?
Tu sei troppo giovane. Io so tutte le battute dei film. Sante, a Beatrice la conosceva. Quando la smorfia, Lello, Enzo De Caro e Massimo Troisi sono arrivati in televisione nel 77, è stata una cosa che non ci si può immaginare. Un programma inventato da Bruno Voglino, Enzo Trapani, che saluto tanto Bruno. Sketch brevissimi, nuovi comici, cioè una nuova forma di comicità, di racconto che non si era mai vista. Guardate che meraviglia questa foto della smorfia, guardate che io mi ricordo tutto, per mia fortuna, guarda che bello. Cioè, mo la meraviglia, insomma, tutti gli anni nostri. Era un bel ragazzo. Bel ragazzo, cioè. Avevate ragazze così che vi aspettavano. Sì, cioè c'era un problema con i portieri degli alberghi che venivano prezzolati perché... per fare entrare in camera, insomma c'era un po' di movimento, eravamo giovani, c'erano 26 anni, insomma. Senti, ti va di raccontarci quando a 13 anni hai conosciuto Massimo e stavi allestendo lo spettacolo e lui ha dovuto sostituire un ragazzo che si era ammalato? Sì, c'era un ragazzo che faceva veramente due battute, faceva un salumiere che arrivava con un cesto di salumi, portava questa cosa, doveva solamente dire qua ci sta la cosa. Qua ci sta il cesto con dentro il salame, la soppressata, il capicollo e così via. Quindi una cosa di cui durava 20 secondi. Ma niente, non aveva nessun influsso sulla storia, quindi si ammala questo ragazzo, dice chiamiamo un ragazzo che sta qua dietro proprio la parrocchia, uno che fa molto ridere, ed era Massimo. Massimo Troisi è arrivato e ha detto ma scusa, ma io li devo dire nell'ordine i salumi? Detto, no, non c'è nessuno. Tu basta che dici qua sta il salame, il capicollo. No, perché io ci tengo, se la faccio la voglio fare bene la cosa. Allora, vabbè, dille come stanno sul copione, dici il salame, il capicollo, la soppressata. E non so. È entrato e siccome non gli veniva l'elenco dei tre salumi giusti, ha cominciato a cercare di improvvisare in qualunque modo per dirgli con me che gli facevo. Vai. Morale della favola, quell'esordio di Massimo ha fatto capire a Massimo che quella che sarebbe stata una sua infelicità nella vita, perché Massimo attraversava la vita con tutti quanti che ridevano, pure se faceva delle cose molto serie e molto importanti, la gente rideva. Quel giorno finalmente ha capito che quel fatto poteva essere... E per mettere in ordine il tre ingredienti... Ci ha messo una ventina di minuti. Di minuti, perché cominciava da capo. No, non era così, ricominciava da capo. Vabbè, il capicollo è uguale. No, voglio comincio da capo, se ci sta prima il salame, io voglio dire prima il salame. Insomma, non era... Allora, tra poco abbiamo preparato un pezzettino dell'Annunciazione, però prima devo mandare Non ci poteva mancare. Devo mandare la pubblicità. Gigi, dovresti cortesemente annunciare la pubblicità. Annunciazione. Dai. Ci risiamo. No, la pubblicità no. E ci risaremo ancora. No, la pubblicità. No, ma non si può. Non è possibile. No. Michele, annunciala tu. Così non si può andare. Ma non si può fare. Ma quello dell'annunciazione. No, la pubblicità. Ragazzi, pubblicità, beccate sta pubblicità.